Il programma è offerto da un gol, semplicemente un gol, e la felicità. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Buonasera, in ritardo, ma buonasera, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma ci siamo, non preoccupatevi, quasi al gran completo. Non è il martedì 13? 13! Oh, ho fatto 13! Ti basterebbe un gol e la felicità soffia dentro di te. Buonasera, rieccoci qua. Se stavate pensando male, non vi preoccupate, siamo tornati. La sigla vi ha già detto tutto. Siamo un po' in ritardo, avremmo voluto partire forse la scorsa settimana. Abbiamo avuto qualche problema, non solo tecnico, per aggiustarci. Però siamo appunto qui per un'altra stagione. Come vi ha detto la sigla, come vi ha detto Lino Banfi, abbiamo fatto 13. Questo è il 13esimo anno per Parliamo di Calcio. Per noi il 13 porta bene, a dispetto di quello che ha scritto oggi Bobo in Facebook. E quindi siamo contenti di essere qua per un'altra stagione a parlare di calcio dilettanti, e ne parleremo con il Sandro Ciotti dell'eccellenza, la voce più sentita nelle telecronache che vanno su Video Sport, Stefano Bruson. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti e bentornati. Abbiamo promosso in studio, ma solo per stasera, poi tornerà di là nel Tugurio al bar, perché un bar ce l'ha veramente Bobo Santi, giusto? Lo Zanzibar a Lodi. È la tua rovina? Sì. Pensavamo fossimo noi la tua rovina, invece è il bar. Dopo ci sono gli altri. Ok, comunque qui in studio con noi Bobo Santi. Ciao, ciao, buonasera Bobo. A tutti, bentornati. E invece in collegamento tutto solo, come lo chiama Bobo, c'è il giornalaio. Lui i giornali li legge, ma ci scrive anche, perché fa il giornalista. Ciao Giulio Ghidotti. Ciao, ben ritrovati. Meglio tardi che mai, quindi. Devi fare la parte seria della trasmissione. Cioè, avvisato. Tra l'altro, dopo parleremo di obiettivi stagionali. Io e Bobo abbiamo già fallito con gli estivi. Cioè, che riguardavano i chili di troppo. Perdere qualche chilo e diventare più belli, fallite entrambi. Vabbè, adesso ormai c'è l'inverno, non fa più senso. Non ha più senso. Io ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare Daniele Passamonti e Clara Campi. Non sono qui con noi questa sera, noi però speriamo di recuperarli cammin facendo. Adesso vado a presentarvi gli ospiti. E qui con noi non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima volta Luciano Piazzalunga, dirigente del Pontisola. Buongiorno, buonasera, anzi. Buonasera. E poi hanno chiuso con noi come società l'anno, anche perché era l'unica società che era rimasta in corsa per i playoff, e sono tornati anche con una categoria più alta, perché San Colombano di Michele Scognamiglio, il direttore sportivo, ha esordito in Serie D. Buonasera a tutti, sì, siamo ritornati in Serie D dopo 10 anni e così, siamo contenti. In un girone che... secondo me Stefano farebbe salti alti per un girone come quello emiliano-toscano, solo per una questione di trasferte di cucina. Voi avete fatto salti alti quando avete visto la composizione dei gironi un po' meno? Sai, i gironi di Serie D vengono fatti sempre con un certo criterio, ci hanno dato delle spiegazioni logiche, abbiamo dovuto accettarle e niente, facciamo il girone come ci ha proposto Roma e lo andiamo a fare. Ma prima di andare a vedere i gironi, perché seguiremo naturalmente il girone B di Serie D, che è quello che abbiamo sempre storicamente seguito, con una finestra sulle tre lombarde del girone A di Serie D e sulle tre lombarde del girone D, che sono da una parte le bresciane più San Colombano e dall'altra Folgore, Caratese e Giana, io farei vedere delle immagini che sono entrate nella storia, entreranno quantomeno nella storia, perché Giulio, tu hai quel biglietto? No, il biglietto di Italia Pontisola. Perché... No, ce l'ho in Facebook. Ah, ok. Ce l'ho in Facebook. Perché il Pontisola ha fatto un'amichevole, l'ha fatta niente meno che con la nazionale italiana. Qui vediamo proprio i due mister a colloquio, mister Prandelli e mister Del Prato, che penso si conoscessero già da prima. Qui vediamo le due squadre. È già emozionata anche adesso che rivede le immagini di Piazzalunga. Beh, epocale, è una cosa che non capita tutti i giorni, cioè un conto fare un amichevole al campetto che viene la nazionale, un conto essere ospitati là con tanto di ufficialità degli abiti e pubblico e questo palcoscenico che hanno tutti, la premiazione dei nostri 104 anni e questa è una cosa che ci inorgoglisce e sarà una fotografia che rimarrà per sempre, almeno chi è stato là, ho visto anche gente commossa, cioè quindi vuol dire che è stata una gran se cosa. Se lo ricorderanno.
Sì, è da raccontare ai nipotini, a tutte le generazioni, che dove era magari il padre o... Ma l'occasione com'è nata? L'occasione è nata da un tributo che ci viene dato dalla Coppa Disciplina e poi con delle amicizie e delle buone consulenze, quindi siamo arrivati poi a stipulare che andava dentro in mezzo alle due partite che la nazionale effettuava con la Bulgaria e con la Cecoslovacchia, e noi abbiamo subito accettato. Al momento si pensava di andare in un campetto classico tipo Coverciano dove la nazionale si allena, invece no, è stato l'evento è stato, perché 2500 persone a seguito, 14 pullman farciti di tifosi e bambini, e poi 300 macchine autorizzate entro il martedì con la targa, potevamo entrare solo noi. E tu, Stefano, non c'eri, cioè lo Juventus Stadium hanno giocato e tu, Stefano, non c'eri. Guarda, io quando in Facebook ho visto il giornalaio là nel Tugurio che mi ha scritto: sono allo Juventus Stadium, sto viaggiando verso Torino, e io come un cretino in stazione a Lodi il sabato pomeriggio ho detto: ma che ci fa Ghidotti a Torino? Ghidotti, poi lui con la Francia Soccolani a mandare le foto sui pullman contenti, andare a vedere Pontisolo nazionale. Il match poi ha detto a titolo, ho perso 3-0 ma con due calci di rigore, una punizione, quindi a gioco fermo, noi a gioco proprio su azione non abbiamo poi preso gol, e questo è stata anche una ciliegina ancora in più, insomma. Dal vivo, così brutto Balotelli o no? Sì, ma che domande fai? Ma fa anche più. Possiamo non parlare, visto che Pirlo, parla di questa bellezza umana, la vedo nelle clan, ma Balotelli da brutto veramente dal vivo. Io l'ho visto anche prima di questa partita, l'ho visto 4-5 volte, anche da ragazzino quando era Lumezzane, pensate, perché lo allenava e l'ha scoperto il mio amico Salvioni. Io mi ricordo sempre quando era con Matri, lui lo scoprì proprio in un amichevole che, pensate la casualità, questo pochi forse lo sanno, questo ragazzino è entrato nella storia del Lumezzane e poi si è avviato all'Inter e tutto questo perché ogni volta il mercoledì il Lumezzane faceva un amichevole con uno delle squadrette del bacino vicino, quella partita lì, quel mercoledì lì non c'era la squadra, lui mischiò dei ragazzini con delle riserve, lo notò, lo obbligò a portarlo al suo DS la domenica sul pullman. Questo disse di no perché non aveva l'età, un e l'altro fecero una deroga, partì e diventò poi Balotelli con tutto il percorso che fece. Io fra l'altro ero a Lugano 2 settimane fa a trovare Salvioni a pranzo, ne parlavamo giusto perché Salvioni adesso è a Lugano, all'Inter del Lugano, e mi raccontava ancora questo episodio incredibile, come quello di Evra, come quello di Buffon, tutta gente che ha scoperto Salvioni. Hai ricordato Matri, che è terra lodigiana, giusto Momo? Sì, anche il giocatore del secondo banco, prima di andare a Milan. Beh, voi come settore giovanile, diciamo che di giocatori alle squadre professionistiche poi ne regalate tanti. Tantissimo, abbiamo Matri, Caracciolo, Bolzoni, adesso non ultimamente abbiamo un 95 alla Roma, Ferrante, che è un ragazzino sempre del settore giovanile, diciamo che ne abbiamo diversi in giro. Vi siete tolti dalle buone volevo ringraziare soltanto tante persone, ma una soprattutto il nostro segretario, perché Ivo Manzoni, perché è stato al di là della burocrazia, scuola nazionale, che bisogna essere abbastanza precisi, guidare 14 pullman, 300 macchine autorizzate entro il martedì, non è successo niente, per fortuna, in primis a lui, poi ai nostri presidenti, a tutta l'organizzazione, ma a lui in primis devo dirgli proprio un grande applauso, perché un grande grazie, perché il Pontisolo anche qui è veramente è stato eccellente. Andiamo a vedere adesso chi possiamo applaudire invece in campionato, perché il campionato è iniziato, sia la terza giornata proprio che riguarda la Serie D, e già ci sono alcuni risultati che possono quantomeno far riflettere, anche se siamo naturalmente all'inizio e la Caronese ci ha insegnato lo scorso anno e anche quello precedente che partire troppo bene non è detto che serva sempre a qualcosa. Questi sono i risultati di domenica, con la vittoria della Pro Sesto che è andata a vincere sul campo del Borgo Maniero 2-0 e non è una novità, ha segnato Spampatti, gli ha segnati tutti e due i gol. Ha vinto anche l'Inver 1, neopromossa, come neopromosse sono la Giana e Palazzolo e poi il San Colombano, che comunque è salito dall'eccellenza. Ha vinto 3-1 sul campo del Caravaggio, che è comunque una delle favorite di questo girone, quindi poi sentiremo anche da Giulio che aria si respira a Caravaggio. E poi c'era il big match, quello fra Lecco e Piacenza, che si giocava a porte chiuse perché il campo del Lecco è ancora squalificato, con un Eurogol di Castagna che poi vedremo ha portato in vantaggio il Lecco. Il Piacenza poi però ha ribaltato il risultato e ha fatto sua la posta. Vittorie esterne anche per Castellana e Pontisola, a Legnago e nel derby bergamasco col Mapello Bonate. L'Olginatese ha pareggiato 3-3 sul campo la propria Piacenza, il Dafo ha perso con la San Bonifacese del bergamasco Magoni, e allora la Seriata ha raccolto, così come la Zanocene, il suo primo punticino in classifica andando a pareggiare a Seregno. La Zana invece
ha pareggiato in casa con Gozzano. Quindi la classifica è molto semplice, diamo comunque un'occhiata. In testa ci sono Inverune e Castellana, sorprende forse più la prima che della seconda. Poi Piacenza, San Bonifacese, Pro Sesto, Pontisola, Pro Piacenza, Caravaggio, Mappello, Bonate, Legnago, Darfo e Darfo a tre, Seregno, Olginatese, Gozzano, Aurora, Seriate, Lecco e Alzano con un punto e chiude il Borgomanero a zero. Noi le buone abitudini le manteniamo, quindi anche Stefano si è preparato il suo commento di giornata, quindi gli lascio la parola e sentiamo cosa ci racconta. Era atteso da tanto tempo, il primo dell'anno, vabbè, giustamente. Ragazzi, bentornati. Allora, vacanze finite, tutto ok? Scuola, ripresa, vero? Beh, mia nipotina, giovedì scorso, ha cominciato la prima elementare. Ad agosto iscrizione, tac, benvenuto. Primo giorno, porta a casa un documento. Tac, materiale per alunno. Quanta roba! Una barca! Ma non c'era una cosa. Mancava questa. Cos'è questa? Beh, domanda è faziosa, c'è scritto. Cartina stradale Lombardia, 1 a 200.000. Bambini, un consiglio. La geografia, amatela. Studiatela. Perché così, da grande, potrete ambire a un lavoro particolare. Pensate un po', funzionario della FIGC a Milano o a Roma. Che parolone! Sì, perché a Roma... La geografia non la conoscono. Sentite questa canzone, ascoltate. La graffa Bocchino la trovi sempre più in alto. Concludendo. Grande Mike sulle montagne diceva sempre più in alto. Ebbene, il motto di Roma è quest'anno sempre più lontani. Sì, perché se avessero aperto su un tavolo questa cartina, oppure no, oppure questa... Atlante stradale Italia Nord. Si sarebbero forse accorti di una cosa, un dettaglio. Lombardia e Toscana, Veneto e Piemonte non confinano tra di loro. Che scoperta che ho fatto! È incredibile, è come Risico, non puoi attaccare il non confinante. E così hanno fatto i gironi alla Carlona. Anfai su un rebelot, Roma, anfai su un casino. Un esempio, uno solo, decine. Inveruno, 5 minuti dal Piemonte. 20, Novara, cioè Santiago, non sono insieme. Caronnese, Caronno per Tusella. Mezz'ora a 9, tac, a 26, c'è vicino Gozzano e Borgomanero, non sono insieme. Giana, Gorgonzola, est di Milano, è in Piemonte. Gozzano, di là, col San Bonifacio, Verona. Ma soprattutto che ci azzeccano insieme Clodiense, Chioggia, con Massa Carrara, Palazzolo con Riccione, San Colombano con Lucca e Firenze. Allora, pensate a gennaio, pronto qui San Colombano, pullman sotto la neve, non si parte. Pronto qui Massa, e noi qua, e si va con il bagno a mare. Allora che si fa, si parte, non si parte? Boh, vedremo. Però Milano, gelosa di Roma, non ha voluto essere da meno, e in eccellenza, un esempio, Fenegrò, Mariano, due comasche, le uniche due, 20 minuti, separate. Lazzate, Fenegrò, 10 minuti di strada, con traffico, separate. Lodi, Sant'Angelo, Cavenago, Terreno di Giane, spaccate, poi in coppa, tutti insieme. Quindi io mi chiedo, ma siamo dilettanti o no? Ma l'Italia è veramente in crisi o no? Perché ho capito, ma bruciare uno sponsor per le trasferte è questo che Roma chiede? E poi ho capito, chi fa la D sa che può andare incontro a queste cose, ma i tifosi? Da Palazzola a Firenze? Da San Colombano a Lucca? In giornata? E chi paga? Ma è una botta di vita! Vabbè, dopo lo sfogo, ora mi calmo e vi racconto le cose positive, che in barba a Roma... Inveruno, 3 partite, 3 vittorie. Con la coppia Broggini-Mazzini. Palazzolo, Bano, Giana, 3 pari. Nelle prime 3 gare delle promosse. Tutte a 0 sconfitte. A Roma, tiè. Applausi, oggi veramente meritati, alla Correggese. Tornata oggi con la nostra amica. 14 gol fatti, 0 subiti. Applausi alla Castellana davanti a tutti con Boldini. Al Pontisola, 2 su 2. Al Piacenza,
1-3 Lecco, corazzata che parte per uccidere il campionato con Marrazzo e Martino. A Spampatti! 3 gol ha fatto la Prosesto. 3 gol, tutti lui li ha fatti. L'Alzano ha un solo punto, una sola rete e non l'ha fatta lui. Domenica già, signori, imperdibili, Prosesto Alzano e Pontisola Lecco. Quindi, concludendo, come diceva il grande Mike, ragazzi, come a scuola, i voti. Inver 1, Castellana Correggese, 9. Piacenza Prosesto, 7. FGC Milano, 6, meno meno. FGC Roma, 4. Sì, 4. Come le regioni presenti nel girone con le Lombarde, unici in Italia. Concludendo, sempre più lontano! Non ci vedono Roma, vero? No, datemi questa tranquillità. Sì, appunto, io non ho ricordato niente, naturalmente come al mio solito, lo streaming, andate sul nostro sito www.videostartv.eu e cliccate in alto a destra, streaming TV, e vedete la diretta. 348-288-5880 per intervenire, il cellulare è intanto in possesso di Ghidotti, quindi non so cosa possa succedere, al massimo gli chiediamo di segnalarci qualche cosa. Dici? Secondo me l'unica società veramente presa in giro è la Giana, perché è assurdo che venga messa in quel girone, perché le altre, anche il Palazzolo comunque, la Giana chiaramente la ne è promossa senza alcun potere o comunque contatto a livello federale e sta proprio maltrattata, meno male che poi, ma se era da scommettersi sul campo, si stanno un po' vendicando di questa ripicca della federazione, però... Cioè Gorgonzola non c'entra niente con quel girone. San Colombano comunque è sul confine con l'Emilia e è illogico, ma ci può stare. Ma mettere Gorgonzola che è vicino alle Bergamasche con Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte, quello non ha senso. Guido, permettimi. Io mi sono informato che prima i miei pezzi non sono fatti alla Carlona. Signore, io qua, album Panini. Hai strappato le pagine. 2012-2013. Quella è la mia camera, questa qua. Guardate. Sono la serie D dell'anno scorso, le ho studiate, signori, non c'è un girone con 4 regioni. Il regolamento, Giulio, parla di 3. Se sbaglio, no, 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 c'è no. Almeno 3. Allora, erano tutti 3 l'anno scorso, l'unico che, poveraccio, il Molise, che era messo con Abruzzo, Marche e Lazio. Ma quest'anno, signori, sarà un caso? L'unico girone che ha 2 regioni è il girone G, Lazio e Sardegna. Perché 4? Cioè non capisco, io non do l'ok. Se hai le Sarde dentro. Ma no, questo c'è la Sardegna, era con Lazio, Sardegna e Campania. Carta canta, signori, è la federazione. Io non concepisco un San Colombano, un Palazzolo a Lucca. Io non ok che, ok l'Emilia. Michele, è stato molto diplomatico. Beh, diciamo che era un argomento che non è che volevo andare a mettere il coltello nella piaga, come si suol dire. Fondamentalmente sicuramente sono state fatte con dei criteri completamente sballati, perché noi abbiamo Piacenza a 30 km, 2 squadre di Piacenza, almeno metterne uno magari eventualmente nel nostro girone, no? Ci è andato il Clodi a 300 km, Riccione a 300. Piacenza fosse stato in un altro girone, no? No, ma sono abituati dal Mantova, poi c'è arrivato la Pergolettese, il Como, adesso arriva il Piacenza, va bene. La composizione del vostro girone, al di là delle 4 regioni, è tosta, perché se l'anno scorso si poteva comunque fare fede sul cuscinetto delle trentine, che si sapeva che sarebbero stati. L'ho dichiarato a tutta la stampa quest'anno, che mi hanno chiamato anche a fare, visto che li ho indovinati tutti l'anno scorso, sia di Eccellenza sia di Serie D. Mi sono espresso anche sulla Cisanese e mi ha dato ragione, perché la Cisanese poi è stata promossa. All'inizio tutti dicevano tu sei pazzo, invece guardavo la formazione che aveva la Cisanese, ho detto infatti l'ha vinta. E io ho detto che quest'anno ci saranno molta pareggite nel girone, perché adesso c'è un po' di schermaglie, ma poi vedrai come faranno a frenare e a fare i pareggi, perché è dura, eh. Non c'è una tappa dove si potrà andare a vincere facilmente. No, anche perché l'anno prossimo poi c'è la C1. E poi c'è la C1 e quindi lì ci sarà gente che... Ma non penso tanto in avanti, penso anche indietro, che chi dovrà cadere, cioè a cadere. Perché il pareggio andare avanti non ci sarà, il pareggio sarà a cadere dietro, perché lì non essendoci la base di come normale che tu vai a vincere come l'anno scorso sembrava col Trentino, che poi non è stata una passeggiata neanche lì, perché su là con la neve, il freddo nell'altro devi giocartela. Quest'anno è dura, non c'è proprio poi. Tu vai in Piemonte e trovi questi 2 qua, vai nell'Emilia e trovi le altre 2 Piacenza, vai nel Veneto e trovi Bonifacio, cioè non è facile. Sì, anche se però tu, io guardavo l'altro giorno per una cosa, anche se però manca la Caronnese, la Pergolettese, manca
l'altra che è andata a finire dall'altra parte, che ha fatto, sicuramente ha fatto la fusione. Ah, oltre a Voghera. Il Voghera. Tu pensi che una volta il Voghera andavi, c'era una tappa che ti faceva il segno della croce e poi andare in campo che portavi via un punto. Cioè, quindi mancano tre o quattro basi storiche, cioè dove tu prima di andare lì. Sì, no, è vero. Ecco. Però secondo me non c'è proprio la fascia però bassa. Non c'è la fascia, cioè, bassa, se bisogna distinguere le squadre, esatto. Cioè, sono quelle quello 5, che ti permetteva di dire, ecco, domenica lì, terreno. Forse meno male che. Allora, noi invece non abbiamo altri minuti, non solo la fascia, per cui torniamo fra pochissimo e andiamo a vedere le big match di Lecco fra Lecco e Piacenza. Rieccoci qui, vi ricordo sempre il numero 348-288-5880, poi vado a raccogliere i messaggi da Giulio perché la tua indagine geografica ha già sollevato un polverone. Noi invece andiamo a vedere uno scontro fra due grandi società che purtroppo si è giocato a porte chiuse, si giocava in quel di Lecco fra Lecco e Piacenza. Ringraziamo Lecco Channel per le immagini. Volpe si porta anche lì fuori dall'area, va sulla destra, vediamo il cross, basso ancora Volpe, però non riesce a impattare bene la De Vecchis a terra, ma Cortesi arriva a rimorchio, potrebbe entrare in area Cortesi, scarica per Volpe, la palla di pochissimo fuori, chiama lo schema, si allontana il compagno, la palla in area, l'anticipo su primo palle, la palla che sfila, stanno veramente subendo tantissimo nel cerchio di centrocampo, la presenza piacentina, attenzione Gritti che fa un errore clamoroso, la palla è per la centrocampista Piacenza che si fa parare sulla linea da un giocatore dell'Ecco, calcio di punizione dalla tre quarti di destra, va Gritti in area di rigore, mette fuori Cortesi, ma c'è Mauri al limite dell'area, la conclusione, arriva la parata in due tempi sulla quale si avventa Aldegani. Aldegani stava quasi per punirlo, anche se purtroppo in posizione irregolare. E comunque Lecco che cerca di rispondere adesso con Castagna, da fuori, mette la grande rete di Davide Castagna, il tavolo di Civate finalmente la segna dopo tre giornate, grandissima la rete del toro di Civate, una girata da fuori area sotto l'angolino, nulla può Matteo Ferrari. Castagna dunque al 26esimo di gioco porta avanti i blucelesti. Intanto il Piacenza riconquista la sfera sulla tre quarti blu celeste, c'è De Vecchis al limite della di rigore, la pareggio del Piacenza. Palla all'altezza dell'area piccola, l'intervento di testa di Redaelli proprio che però, come si può dire, a proteggere il pallone, è stato visto invece un intercetto da parte sua, dunque calcio d'angolo dalla destra per il Piacenza, la palla in aria, una ripartenza dei Blucelesti che viene intercettata da Cortesi, Cortesi svirgola, Romero da fuori area, la conclusione. Si strattonano in area di rigore, la palla arriva all'altezza dell'area piccola, viene messa fuori Aldegani liscia, poi rimessa dentro da Redaelli, una deviazione, calcio d'angolo. Quindi secondo me andrebbe messa come minimo una spalla per cercare di far risalire un po' tutta servizio la squadra. Servizio in area per il Piacenza, un fallo di mano e rigore. Fallo di mano di Romeo, almeno ho visto indicare come fallo il tocco di mano di Romeo, anche se protesta vivacemente il numero 8 blu celeste con lui i suoi compagni. Marrazzo la battuta del calcio di rigore, una rincorsa dall'altezza dell'area di rigore, della linea dell'area di rigore, parte Marrazzo col destro, va Ghislanzoni, ma va Redaelli a mettere la palla in area, mette fuori la difesa del Piacenza, dice gliela, mette giù per Aldegani, il servizio in area di rigore per Aldeghi. Aldeghi colto però in fallo di fuorigioco, Stefano Mauri, il cross dentro dove c'è però Romeo che non riesce ad arrivare di testa, c'è Aldeghi che si gira bene, la palla intercettata finisce di un mezzo metro fuori sulla sinistra per Bugno salta bene Alessandroni, il secondo uomo però lo ferma, Mauri in pallo lo aiuta, ancora Bugno che serve, Romeo potrebbe entrare in area, Romeo atterrato ed è calcio di rigore, il Massimi, no, allucinante, un calcio di rigore nettissimo e viene ammonito Romeo, non ci credo. Vitti dalle tre quarti, il servizio in area per Castagna che non è in posizione regolare, il servizio al centro dove non arriva nessuno,
stoppa il pallone in arretrato, per Romeo sbaglia l'intervento, ma è bravo Aldegani in teca da tenere vivo la sfida, che viene però riconquistata dal Piacenza e c'è un cartellino rosso per Aldegani. Tre giornate a porte chiuse, esagerata soprattutto vedendo il paragone con quanto è successo in altri campi, mentre adesso c'è la rete del Piacenza. Campo, ma il Piacenza ancora avanti sulla sinistra, può entrare in area e una leziosità di troppo. Mauri, il lancio lungo su Castagna che di testa allarga sulla sinistra per Bugno. Bugno in area di rigore, la conclusione a giro che però si spegne. Giardini, rilancio lungo, Castagna in offside, lascia la palla a Rota che di testa impegna Ferrari. Barca, infatti fischia alla fine il signor Massimi e Rota veramente è rimasto basito. Eccoci qui, si sta scatenando il polverone con i messaggi, poi andiamo a leggerli. Le porte chiuse, è giusto dirlo, capitano certe cose. Le porte chiuse, sì, c'era un unico spettatore che ha sentito tutto quello che ha detto, noi non potevamo metterci bip. Non sopra. È colpa nostra. Però c'è da dire che qualche episodio dubbio in questa gara c'è stato. Il Piacenza l'ha vinta probabilmente con merito, ma quel rigore, abbiamo il fermo immagine se ce lo ripropone, eccolo qua. Il regista, quel rigore è quantomeno dubbio, questo è il fermo immagine e il giocatore ha un piede secondo me nettamente fuori, l'altro sulla riga, ma il braccio con cui prende la palla è il braccio fuori del... Tutti e due piedi fuori dall'area, adesso chiedo ai nostri ospiti. Sì, al massimo l'altro sulla riga, piedi. Ma il braccio è fuori. Il braccio è fuori. Secondo me questo non è rigore. Per cui... Piazza? Io questo lo mi sembra di rivedere a Torino con la nazionale, io ho subito il rigore così, per me è fuori questo. Non è dentro questo assolutamente. Ma l'arbitro è piazzato bene. A due metri. L'arbitro è esattamente a due metri. Con visibilità zero, cioè totale. L'arbitro è esattamente lì che guarda e fischia, per cui vabbè. Lui la vista così. Allora Stefano, secondo me se c'erano i tifosi dell'Ecco non glielo danno. Non glielo danno. Questo questo anche se c'erano quei tifosi del Piacenza. È il negativo del giocare a porte chiuse. In federazione ti scrivono Stefano, la geografia la conoscono benissimo. Le piazze importanti in gironi diversi: Piacenza, Triestina, Lucchese, Pistoiese, così non si danno fastidio. D'accordissimo con il nostro amico, ha capito. Domenica l'anno scorso dove stavo arrivando? E Marsese erano insieme e quest'anno sono divise? Ciao Luciano, un saluto dal bicolore Omar e Mauri. Tu capisci? Grazie, ok. Ma questo lo leggo dopo. Bentornati ragazzi, mi sono perso il monologo di Stefano, porca miseria, che gol Castagna. Patro, deduco sia Patrini, noi il tuo gol non ce lo siamo persi, invece sappiamo che hai segnato, anche se purtroppo non è servito, però già quasi esordio, perché aveva già giocato, esatto. E gol. Invece... ha debuttato. Ha debuttato Patrini, sì. E invece io chiedo a Giulio, magari hai già la risposta prontissima, ma Locatelli portiere della Grumellese, quale Locatelli portiere è? Non è il Remo, diciamo. È quello del Folzano, quindi è il giovane, mi sfugge l'età, è credo Davide Locatelli, sì. Mentre l'altro Locatelli, Remo. È un bergamasco questo. Che si chiama Remo? Che si chiama Remo, esatto, è a spasso, non c'ha squadra. Era la rivolta l'anno scorso. Bene. Allora, noi andiamo avanti e andiamo avanti con questa partita perché a fine gara Matteo Bonaccina ha raccolto l'intervista con Mister Butti, giovanile dell'Atalanta che quest'anno è approdato sempre in nerazzurro, è rimasto. Allora, ecco, sentiamo il suo commento nel dopogara. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Mister, nel primo tempo la squadra ha giocato tutt'altro che al massimo delle proprie potenzialità, ma davanti ha trovato un Piacenza di categoria veramente superiore. Ma certo, sicuramente nel primo tempo abbiamo faticato tantissimo, soprattutto come atteggiamento, e poco determinati, arriviamo sempre secondi sulla palla, abbiamo perso molti contrasti, ci siamo spaventati, poche iniziative. Ha avuto la fortuna, diciamo, di trovare il bel gol di Davide Castagna e poi dopo loro subito con i giocatori, le individualità e anche il bel gioco che avevano ci hanno messo in difficoltà e devo dire che il primo tempo assolutamente meritavano loro, però era finito in pareggio, ecco. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto alcune variazioni a livello tattico, penso che la squadra si era sistemata, avevamo
trovato un buon ritmo, un buon gioco, eravamo in campo, entrati in campo più determinati, poi è venuto sto rigore che ancora ci ha penalizzato. Da lì poi c'è stata anche l'espulsione, poi il gol annullato, vabbè, alcuni episodi che sicuramente non ci hanno aiutato, però devo dire che nel secondo tempo la squadra ha cercato di fare il massimo, di dare il meglio, e peccato perché il primo tempo l'abbiamo buttato via, ecco, sul piano della prestazione, quello sicuramente. Voleva commentare? No, volevo commentare una cosa. Vabbè, Piacenza avrà fatto una volta, però il Lecco non ha giocato male. Se non gli davano quel rigore lì, il Lecco si è mosso bene, perché adesso io non so se aveva delle mancanze, deficienze, però non mi sembrava così eclatante la vittoria del Piacenza. No. Cioè, il Lecco secondo me ha giocato molto bene, una squadra molto... avrà dei fraseggi che fa, a parte il gol capolavoro che fa Castagna, però... ha avuto la possibilità anche di pareggiarla, poi gli ha dato il rigore per la mazzata finale, viene anche perché poi quando subisce dei torti, però l'Ecco secondo me rimane ancora una bellissima squadra che dirà ancora la sua, almeno fuori dall'area, fuori dall'area, i braccia lungo i fianchi, rigore inesistente, commentano da casa e poi ci chiedono: ma dov'è finito Sarau dell'Ecco? Sarau dell'Ecco, ha raccolto informazioni velocissimamente, proprietà Carpi, cartellino del Carpi, sì. Girato a Savona. Ha già incontrato l'Albino Leffe, Giulio? Sì, mi pare che fosse subentrato. Alla prima di campionato? Alla prima giornata, esatto. Mi sa che era subentrato nei minuti finali. Anche ieri ha giocato? Bene, quindi sta facendo, giustamente, visto il valore del giocatore, il suo campionato di Lega Pro. Allora, io vado avanti velocemente, poi ti faccio fare la domanda. Serenio, Aurora Seriate, 0-0, poi ti faremo anche intervenire, visto che ci sono due mister amici sulle panchine di Serenio e di Aurora Seriate, non è più tuo amico, basta. Andiamo a vedere quello che è successo, appunto, sul campo di Serenio, 0-0, primo punto per l'Aurora Seriate, che arrivava decimata a questo incontro. Con gli highlight andiamo a vedere cosa succede nel primo tempo, ed è subito un'occasione al minuto numero 11, contrabace che mette al centro un pallone molto interessante sul quale non c'è nessun giocatore azzurro presente. Al quindicesimo c'è Magrin con la conclusione dalla distanza abbastanza prevedibile e bloccata senza problemi da Enrico. Ancora a Seregno, il minuto di gioco è esattamente il 25, la punizione di Battaglino, il colpo di testa di Cortinovis che termina a fil di palo. Un minuto dopo ecco l'Aurora Seriate, break di Razzitti che cerca sul secondo palo Saì, va alla battuta a rete il giocatore classe 94 ed è provvidenziale l'intervento dell'ex Di Maio che salva la porta azzurra. Al quarantesimo l'occasionissimo della partita, corner di Magrin, colpo di testa di Cortinovis che salta più in alto di tutti, il pallone però incoccia sulla traversa, è davvero una bella botta di sfortuna per gli azzurri di mister Cortelazzi. Nella ripresa la partita resta su ritmi piuttosto blandi, il Seregno ci prova al sedicesimo però senza troppa convinzione, Battaglino al suo sinistro termina alto sopra la traversa, qualche minuto dopo ci prova sempre lui Alessandro Comi, va via a due giocatori, il sinistro che dà solo l'illusione del gol con la palla che accarezza l'esterno della rete. Al quarantesimo ancora Comi sul calcio d'angolo di Battaglino, il suo colpo di testa però manca di precisione e la palla che termina abbondantemente a lato. È tutto per una partita tutt'altro che indimenticabile allo stadio Ferruccio. Seregno e Aurora Seriate si spartiscono la porta in palio con gli orobici che si confermano autentica bestia nera del Seregno. In 2 anni e mezzo nessuna vittoria per i Brianzoli che mercoledì, lo ripetiamo, saranno di scena a Ponte San Pietro contro il Pontisola nel recupero e domenica ancora in trasferta sul campo di una Castellana a punteggio pieno. L'ha puntualmente ricordato Fabio Mariani, alle 18, giusto? 18. Mercoledì, voi avete il recupero della gara non disputata, appunto perché c'era l'amichevole con la nazionale. Bobo, Cortelazzi che torna in pista, lo fa su una piazza sicuramente... Cortelazzi, non voglio essere cattivo nei suoi confronti, ma secondo me per lui è l'ultima occasione quest'anno. Deve far bene per forza a Seregno, perché se no, come gli ho detto lui, deve trovare un posto di lavoro. È un'annata molto, molto importante per lui. Secondo in questi me, tempi poi è facile trovare un posto di lavoro. Per secondo me è un allenatore che è stato sfortunato in questi anni. Renate, in primis, dove insomma ha avuto la guerra un po' con il mio vecchio amico Massimo anche Crippa. Anche Sesto l'anno scorso. Sesto ha ricevuto una situazione secondo me molto, molto brutta. E lui l'ha presa in corsa anche perché è stato un grande ex giocatore della Pro Sesto. Io l'avevo sconsigliato, però lui non, dice che io di calcio non capisco nulla.
però i risultati mandato. Siamo d'accordo, siamo d'accordo poche volte io e Cornelazzi, ma su questo siamo quasi d'accordo. Però ti dico una cosa, ha costruito una buona squadra a Seregno, con i mezzi che dicevano tutti. Beh, Michele Magrini in mezzo al campo, Battaglino. Sì, Trabace, Battaglino, Cortinovi stesso, poi ha preso dei giovani interessanti sotto la grande visione di Pogliani, che anche quest'anno ha fatto dei bei colpi a livello giovanile. Una società che mi sta veramente anche meravigliando, Lauro Seriate, perché si parlava addirittura di sparizione di questa società, invece il direttore sportivo ha creato ancora un ottimo gruppo, ha tenuto e Gaburro. E chi l'ha vista le prime due giornate? La forza, la forza di questa società lì è tenere Gaburro. Gaburro, che secondo me è a livello Gaburro giovanile veramente è bravo. È il pezzo più pagato, ma ha una logica, cioè che questo praticamente... Oltre a fare i punti che gli servono, le fa giocare anche bene, perché chi va a vedere l'Aurora Seriate si diverte. Io faccio colazione spesso con lui la mattina, perché abita non tanto distante da me, Gaburro, ma gliel'ho sempre detto da un paio d'anni: tu veramente sei un gran bello allenatore, perché fai il vestito con la stoffa che ti trovi. Beh, e non è facile anche la primavera della e fai sempre un bel vestito. Ma lui, allora hanno già incontrato la Pro Sesto nelle prime due giornate di campionato, e anche lì hanno Piacenza 2-2 e l'Aurora Serena. Invece Pro Sesto, e non mi ricordo, però anche lì dai commenti delle prime due giornate nonostante bene, le due sconfitte erano positive. Dici, Stefano? Mi appoggia Bob una domanda proprio che calza ai nostri ospiti a pennello. Tassi a San Colombano alle radici ormai, è residente. Volevo chiedere a voi due un commento. Allora, il Dertona, girone A, parte in Coppa d'Agosto, fronte via, mister Guidoni. Perde col Borgosesia, signora, arrivederci, grazie, arriva il mister Guida. Due giornate gli dice, mister Guida, grazie, arrivederci, arriva mister Scarnecchia. E tra poco arriva Pioti. Cioè, ma San Colombano una cosa così sarebbe follia. Adesso, cosa ne pensi di questa cosa? Tu guarda, e Piazza. Io direi che le società dovrebbero darsi delle linee fondamentalmente. Una calmata anche. Ma più che una calmata, sai, delle linee. Noi fondamentalmente a San Colombano con Tassi stiamo bene. Abbiamo raggiunto la serie. Tassi a San Colombano sta bene, voi lo conoscete bene. Abbiamo raggiunto la Serie D con lui. Tassi San Colombano può stare tranquillo che 99%, se non 100%, anche se San Colombano non dovesse centrare l'obiettivo che si è prefissato, che è quella della salvezza, arriverà alla fine del campionato insieme a noi. Perché ci vogliono anche delle logiche, rispetto degli uomini, rispetto di tutto. Io Dertona mi ricordo 3 anni fa, andavo in Coppa Italia, c'era il mio amico Rampulla, che aveva smesso di allenare la Juve per andare a fare questa esperienza. Lì era partito benissimo, incontrammo noi in Coppa Italia un mercoledì, mi ricordo c'era anche Reo Spogliani a vederla. Rampulla mi dice, no, faccio giocare i giovani perché, sai, la società, anche puntiamo più al campionato. Perse 3-0 contro di noi. E 2 settimane dopo fu licenziato. Cioè, io poi lo incontrai alla premiazione a Brescia dell'Oscar del calcio a Maspero, e quando me la raccontò era veramente una cosa incredibile, perché sembrava addirittura una scalata tutta, e invece le cose come cambiano nel calcio in una settimana, in 10 giorni, cioè io ne ho visto anche di peggio. L'ultimo esonero quando risale? L'esonero al Pontisola? Penso che alle calende greche, no, perché c'era Verdelli che aveva sostituito Bolis, e quindi 4 anni fa. Però da lì poi noi abbiamo preso Cesana, 2 secondi posti, e poi Porrini, cioè Cesana un terzo, un secondo, dico secondo perché fu un gol a decidere del terzo col Voghera, ma noi appunto eravamo pari, poi Porrini secondo posto ancora l'anno scorso con 83 punti, 87 gol, poi lui ha scelto l'Atalanta, è un bacino importante per lui. Il sportivo non fa presente al presidente o chi per lui, cioè, non ho perso 10 di seguito, ha perso una in Coppa Italia, mister siamo a settembre, cioè voi direttori non avete in questi casi presente, ma ci pensiamo due volte prima di avere il terzo mister in 20 giorni. Io dico che certe volte il signore quando era a Trino fece addirittura fare tutto al figlio, gli fece fare i miracoli, ma lo mise anche in croce, e intanto che in croce lui lo invocò e disse perdono a coloro che non sanno quello che fanno. Cioè, quindi padre fece fare tutto al figlio, però lo mise anche in croce, da voi? E quindi... noi fondamentalmente siamo storici, abbiamo avuto Soldier per 7 anni consecutivi, Gianni Pesatori per diversi anni, lo stesso Maurizio, è il quinto anno questo che inizia, che è subentrato a Tassiero, al Mimmo Tassiero, però aveva già fatto 2 anni precedenti, per cui noi fondamentalmente prima di esonerare un allenatore ci vogliono delle cose. Noi siamo a 13. Ma poi al di là di tutti i risultati sono importanti, però intervenire.
Però la cosa importante secondo me è l'empatia, perché se aspetta, tu... Aspetta un secondo. Dico, state sicuri che i primi due esonerati al Dertona, una certezza c'è che non portavano soldi, sennò sarebbero durati di più, quello è sicuro. Ma che cattivo che sei, Dio! No, adesso io questo... Quella frecciatina, no, guardi, abbiamo 22.006, qualcuno non mi perdonano. No, però voglio dire che un allenatore... Un allenatore, vedi come per esempio il progetto Seriate è stupendo, perché il progetto Seriate si affida a questo coach che è un maestro e da lì lui fa giocare i ragazzini. C'è la spesa dell'Aurora Seriate, è forse una delle più povere spese del campionato, però questo fa capire che il coach è importante, ha un metodo quasi del Manchester, no? Quando aveva Ferguson, cioè loro lo chiamano il maestro, no? No, beh, i paragoni certi sono 300.000 squadre in mezzo ai due, però per farti capire che bisogna ragionare così. Poi dico sempre che ogni società deve rispecchiarsi anche nella scuola, cioè deve essere dell'empatia, capisci? Cioè l'autocrazia non porta a niente, cioè porta solo le divisioni. Obbedienza, sì, puoi obbedire, ma poi dopo un allenatore... Adesso io però l'autocrazia arriva il regista dall'alto, penso, e mi pianco la pubblicità nel mezzo. Andiamo in pubblicità, torniamo per vedere i due gol di Spampatti, perché le cose cambiano, ma lui rimane sempre uguale, ripartito con lo stesso piglio con cui aveva concluso l'anno lo scorso, la scorsa stagione, e poi naturalmente parliamo di eccellenza. Porta soltanto un gol, per sette giorni avrai la voglia di cantare. Un gol, porta soltanto un gol, per sette giorni avrai la voglia di cantare. Rieccoci qua, io volevo ricordarvi, soprattutto a Bobo, che è quello che così bravo a farsi dei nemici, che ci vedono benissimo a Piacenza, per cui stiamo attenti a quello che diciamo, smettiamo di dar contro al Piacenza, l'anno scorso era così col Pergo, le squadre forti vincono sempre, secondo voi se non ci fossero certe aspetta un secondo, fammi venire, secondo voi se non ci fossero certe squadre che campionato sarebbe? Marco da Treviglio. Complimenti al Pontisola, vero modello che fa onore al calcio dilettanti, ma il Piacenza questo campionato lo deve vincere perché un'intera provincia vuole tornare in Serie B. Rispondi un secondo io, poi passo la parola a Piazzalunga. Cioè io ho visto Piacenza Borgomanero e Piacenza ha stra meritato di vincere, li hanno umiliati, vado d'accordo con me. L'hai anche visto con la squadra probabilmente sì, più debole di questo. Noi abbiamo detto solamente, penso che le immagini erano con noi, il rigore non c'era, che poi la vittoria è meritata. Ma il Piacenza è un po' il discorso che hai fatto prima. Cioè, certe squadre sembrano fatte apposta per essere messe i grandi nomi separati. No, però io dico questa una è la mia opinione. Cioè, io capisco che il Piacenza giochi bene, che faccia i gol, sicuramente sarà la squadra che vince. Però rispecchiando tutto il discorso che facciamo su queste società, dico società, non sono le squadre forti che hanno, sono le società forti che hanno. Che lì, quando tu non ce la fai, lì si vince. Cioè, beh, a Piacenza capisci? La famiglia Gatti, cioè, molto perché tu devi capire che una squadra, anche se forte, ha Red Black. Ma invece mi spiega, magari chiedo a Giulio, che poi voleva intervenire, il Piacenza ha in ballo tutto il casino del fallimento. Sì, sì. Ma loro con Sacromano sono amici di Piacenza, quindi conosci bene infatti loro non si chiamano Piacenza, loro si chiamano Lupa Piacenza. Adesso si chiamano quest'anno si chiamano adesso Piacenza. Però si chiamano Piacenza. Perché fino all'anno scorso era Lupa Piacenza. Loro la Lupa quindi loro hanno fatto il passaggio e non ne risentiranno qualsiasi cosa succeda. Allora, non ne sta risentendo né dell'età né del cambio di squadra né di qualsiasi altra cosa, nemmeno Fabio Spampatti, che è andato sul campo del Borgomanero e ha segnato una doppietta, un gol su azione, andiamo a vederlo, e un gol invece su rigore. Il gol su azione è uno dei suoi, di rapina, è in mezzo all'area, si è sbarazzato di due difensori e poi ha messo la palla in rete. Invece questo è il gol dell'1-0, invece il 2-0 è arrivato su rigore, rigore che è andato a procurarsi, eccolo qui, e poi è andato anche a realizzarlo. Io ringrazio, anzi ho rubato le immagini da Zula TV, da YouTube, per farvi vedere questa doppietta che era immancabile, visto che è già a quota 3 ed è di nuovo in testa, è vero, siamo all'inizio, alla classifica marcatori. Allora, andiamo, mi date? Volevo solo chiudere il discorso. Tu pensi che il Piacenza, io fra l'altro lo incontrerò in Coppa Italia probabilmente, quindi questa Coppa Italia ho cominciato con Ascoli, via. Cesena, Piacenza, cioè faccio la B, non faccio la Coppa Italia. Cioè, perché adesso cioè, tutto va bene, ma cioè, io ho fatto Ascoli, Cesena, che vincevo il 45esimo 1-0, fra l'altro, Montichiari, vabbè, 4-1, ma e poi adesso c'ho il Piacenza, cioè, vedi che Coppa Italia che ho.
Beh, sono tutte squadre con cui ci si confronta. Sì, no, per e... dovremmo beccare Piacenza noi. Ma tu hai un dato curiosissimo. Pontisola è la cosa, ragazzi. So che non c'entrano più a sud di Parma, ma se fosse in tre quarti di questo paese, il Pontisola ha fatto 152 punti negli ultimi due anni e sono Serie D, perché appunto hai trovato davanti le corazzate. Voi avreste vinto in... E hai calcolato anche, non hai calcolato l'anno prima col Mantua. Bravo, se io sono rimasto a quelli normali, 152 punti. Giulio, tu cos'è che volevi dire? No, volevo chiedere a Bobo due domande su Seregno e Folgore Caratese. Abbiamo fatto sentito, una brutta faccia, No, ho sentito nel pomeriggio che per entrambe le realtà potrebbe esserci qualche novità, qualche ingresso societario, soprattutto alla Folgore Caratese. Forse anche una figura nuova come presidente, se te la lancio lì, non so se hai qualche voce. Allora, io per quanto riguarda la Caratese ho sentito, sai che io ho dei maleducati in giro che ogni tanto mi chiamano, e mi hanno detto che insomma c'è un piccolo disimpegno da parte della famiglia Di Salvo. Sì, però sembra che Di Salvo ha già trovato la nuova figura. Sì, sì, infatti lo mette molto probabilmente lui come nuovo sponsor, nuovo presidente, però sembra che l'impegno sia minore. Per quanto sembra Seregno, invece, sembra che entrano un paio di soci abbastanza forti della zona di Milano, sembra che li abbia trovati Pogliani e già hanno promesso tre o quattro giocatori nuovi. Vediamo un po', perché se è meglio di me che al giorno d'oggi quello che conta... sono i fatti, le parole. Però, sono Folgore, Bobo, sembra che la nuova figura porterebbe un risaldamento del budget, non un ridimensionamento, per la gioia quindi di Rolando. Beh, sai, sono già un paio d'anni che insomma a Karate la famiglia Di Salvo ha ridimensionato un po' l'aspetto. No, ma invece sembra il contrario con questa nuova figura. Sì, sì, dovrebbero entrare. Ma tu dici a Karate o a Seregno? Non a Karate, sembra che entri una figura che porti qualche risorsa. Sì, porta qualcosina, però tanti dicono un nome che già circola da tanti anni. Mandelli, può essere. Vabbè, ma aspetta, ma Mandelli non porta soldi. Dai, che te lo dice? No, nel senso, lui no, scusa, sarà un'altra figura. Sarà però vedo che Luciano fa l'occhio destro sbagliato. Lancio un messaggio in regia un secondo, perché mi sono dimenticata in scaletta i risultati delle altre lombarde, per cui do tempo ad Enrico di sistemarmeli, che adesso li chiamo. Invece, visto che tu sei bravo a farti dei nemici, c'è questo Caravaggio, che aveva fatto lo squadrone per uccidere il campionato, che ha perso 3-1 in casa ieri con l'Inveruno, certo, prendendo anche due gol negli ultimi. Allora, io l'ho visto con Alzano Cene e ti dico che mi ha fatto veramente una brutta impressione, anche se secondo me l'Alzano Cene c'ha dei grossi problemi davanti, ha preso Berberi che secondo me non è più un giocatore di 2 o 3 anni fa, e poi signori, spampati, gli mancano quei 23-24 gol che l'anno scorso e gli anni precedenti ha fatto. Caravaggio, ieri ho parlato con diversa gente che è andata a vederla, ha detto che non meritava assolutamente di perdere con l'Inveruno, anche se gli ultimi due gol li ha presi negli ultimi 2 o 3 minuti. Sì. È una squadra che è stata costruita per vincere. Il mio unico problema di Crotti, secondo me, è che gli manca un difensore centrale che possa sostituire eventualmente Zucchinali e Fornoni in caso di infortunio. I giovani li ha trovati buoni. E poi devo dire a Crotti che secondo me Valenti, Girometta e Rampinini sono tutte tranne che la punta d'alloro. Secondo me sono due seconde punte, infatti Rampinini... Gli mandiamo la registrazione dopo. A Olginate giocava da seconda punta, Valenti una mezza punta, Girometta, Rudiano aveva sempre Lorenzi che gli dava una mano. Secondo me se vuole vincere il campionato o lottare per vincerlo deve prendere una punta molto importante. Allora, chiudiamo il discorso Serie D. Girone A, Folgore Caratese che ha perso in casa col Chiave di 2-0, Gianna che è andata a pareggiare sul campo del Bogliasco 1-1 e pareggio anche per la Caronese sul campo del Santià. Le lombarde di questo girone, cioè la Caronese a 5 punti, ci sono a 3 punti la Giana e anche e a 2 la Folgore Caratese, quindi Folgore che non è partita benissimo, ma si riprenderà prontamente, noi speriamo, per il nostro amico Lorenzi. Girone D invece, il girone di San Colombano, qui ci sono 3 lombarde, Palazzolo, Montichiari e San Colombano, sono tutte e 3 a 3 punti. Meglio vincerne una e perderne 2 o fare pareggio come avete fatto voi? Alla fine sono sempre 3 punti sono. Sì, però ti danno morale, ti danno la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario, 3 pareggi. Quindi nel meglio... senso che noi abbiamo fatto 3 partite e ci manca qualcosa, perché avremmo potuto averne qualcosina in più, a dispetto di quello che diceva il Bobo un mese fa, al mio mister, dicevo un mese fa, avremmo fatto 5 punti in tutto il campionato, siamo già a 3, ma quel pullman davanti alla porta si fanno un sacco di punti, sai così hanno messo anche in un girone facile confronto Olivia. In Serie D
Bene, devi fare. Pareggi con chi li fai, perché se tu pareggi tre volte vuol dire che hai trovato tre squadre, una sarà più grande di te, una la tua a livello, ma una sarà meno di te. Quindi noi tre pareggi provato... c'è qualcosa che non va. No, no, noi abbiamo giocato tre partite con due squadre più forti di noi. Noi abbiamo giocato contro l'Abano, che secondo me l'Abano arriva l'Abano... in playoff. Sì. Quasi nei primi 5-6. Ieri abbiamo giocato contro il Castelfranco Emilia, che era la squadra che nel girone di ritorno del campionato 2012-2013 aveva fatto più punti di tutti e l'abbiamo messa sotto, ragazzi. Noi meritavamo di vincere. Tre pareggi, ma virtualmente tutta sferte, perché giocando a Lodi, nel vostro campo. Però noi abbiamo incontrato due squadre forti e uno il Fidenza, che anche lì abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, non ce l'abbiamo adesso fatta. Adesso Patrini si arrabbierà tantissimo. E debuttava contro di noi, debuttava lui, ha visto la partita benissimo, però l'occasione da vincere la partita l'abbiamo avuta noi, clamorosa, non l'abbiamo fatto, basta. Ieri abbiamo, a Lodi abbiamo giocato veramente bene, contro, ripeto, un avversario di tutto rispetto, abbiamo fatto un primo tempo alla grande, dove sono rimasti annichiliti gli avversari, purtroppo non riusciamo a chiudere. Non ti manca la punta centrale? Beh, ieri di punta centrale ha giocato Odi come prima punta e ha fatto una gran partita. Ma non è quello che ti deve fare. Però noi ieri non abbiamo giocato con le tre punte, ma abbiamo giocato con un 4-4-2 a rombo, con la mezza punta, Jack Bianchi, che ha fatto anche lui una buona sezione. Noi ieri il primo tempo, se finiva 2-0, non c'era niente da dire, non avevamo rubato niente a nessuno. Però non mi risponde. La risposta come hanno giocato giocando così non ne ha bisogno. Allora, ieri adesso ridete che adesso arrivo. Ieri hanno fatto il loro debutto anche Gianni Pinotto qua, che sono andati a Verdello, primo campo toccato, Verdello crema per la gioia di Luzzana e sicuramente la non soddisfazione di Donelli. Hanno fatto del loro meglio, spero di no, perché se questo è il loro meglio non raccoglieremo più immagini da qui alla fine del campionato, ma visto che appunto è la loro prima volta, li perdoniamo. La partita è finita 2-0, quindi Verdello che si ritrova con la coppia di squadre che lì doveva essere in cima al campionato. Diamo un'occhiata velocissimamente al girone B di eccellenza a questi risultati. Quindi Verdello che ha vinto in casa con il Crema 2-0, in testa a questo campionato, eccole qui, Cisanese che ha perso in casa con l'Ardor Lazzate, la Galbiatese Oggiono che è andata a vincere sul campo del Mariano, anche qui vedremo le interviste, poi ha vinto il Sondrio 3-0, ha vinto il Cisarano 3-0 sul campo del Villa Dalmè, e proprio Sondrio e Cisarano sono, a detta di tutti, le due squadre da battere di questo girone e sono lì in testa alla classifica. Se mi date la classifica, vedremo appunto in testa Cisarano, Verdello e Sondrio a punteggio pieno, poi Ardor Lazzate e Cavenago, Cisanese, Crema, Trevigliese, Galbiatese Oggiono, Real Milano, Mariano, Desio, Fanfulla, Rivoltana e poi chiudono il Villa Dalmè e la base 96. Che partita avete visto? Vittoria meritata, Bobo, vediamo se mi dice qualcosa, me l'appoggia alla grande. Un Verdello sicuramente carico, poi ce l'hanno confermato un po' lo staff intero della società, un Verdello che è partito benissimo sia in Coppa che in campionato. Su tutti a me sono piaciuti Cilona e Generelli, ex Trizium. Un interessantissimo giovane 95, Longaretti, numero 11, interessante Guariglia e Gritta, un Crema da rivedere, un Crema che me ne hanno parlato molto bene, che veniva dalla vittoria della Rivoltana. Mi aspettavo, e poi me l'ha confermato anche Donelli, mi aspettavo una reazione del Crema sullo 0-2 che non c'è stata. A Donelli non svelarci quello che ha detto. Certo, la perché sfida, abbiamo... scusatemi, ma chiaro che lo capisco, mister Donelli, primo minuto di gioco, infortunio e perdi. Auguri di pronta guarigione da parte di tutti noi a Capitan Gritti. Abbiamo le immagini dell'infortunio. Cioè, auguroni veramente, un minuto di gioco. Si è rotto uno zigomo? Ma trauma cranico, quindi all'ospedale. Ci hanno detto che per fortuna stava bene, però veramente un bocca al lupo di pronto rientro, perché diceva mister che ecco, le uniche immagini sane, che mi sembra un controsenso, del cameraman Bobo Santi, sono quelle dell'infortunio di Gritti. È lui il cameraman, no, vai di là. Devo dire una cosa, questa è una bella società, non vorrà cadere come ha fatto due anni prima che era in eccellenza caduta Luzzana. Avrà preso la misura, io conosco Cotrone, il presidente, diciamo, va bene, a parte di Guariglia era uno dei nostri, gli avevamo dato... quando era già bravo, perché dalla juniores l'avevamo dato, l'avevamo voluto a tutti i costi, avevamo tre squadre che lo volevano, avevano vinto loro Cotrone, poi c'è questo dirigente, anche Sala, tutto un ambiente lì che quest'anno farà molto bene, non vorrà sbagliare,
in primis Luzzana. Penso che il ricordo di quel campionato, gli ha fatto molto bene, perché non c'è niente come cadere per poi non cadere più, cercare di non cadere più, quindi starà in piedi molto bene il Verdello fino alla fine. Voi della Serie B, Gennarelli classe 90, sì, 23 gol nell'Alcione, sì. Nessuno lo guarda in Serie B. Io ne avevo parlato con Mangia quando a pranzo, era un pranzo a Milano, a Barzanò con la Free Time, e lui era a pranzo, ne avevamo accennato qualcosa di questo centroavanti, poi io non ho mai avuto tempo di vederlo, infatti dicevo a Bobo prima dietro le quinte, non l'ho mai visto, non ho mai avuto tempo o occasione di vederlo neanche in una partita, magari che sai vai a vedere uno poi vedi l'altro. Non no? Potrà vederlo neanche stasera perché le immagini di Bobo non lo consentono, però noi ci riproponiamo di andare a Verdello a fare un'altra con partita. Con i cameraman professionisti? Quindi ci scudiamo con Alberto Luzzana, la sua intervista in qualche modo cerco di riproporla venerdì sera in anteprima, parliamo di calcio, con quella di Gennarelli. Adesso andiamo a sentire comunque invece... Bobo dice che è forte, sì, secondo me può farla serie di questo, sì. Rotto non è più rotto, quindi no, mi parlava, mi diceva proprio che lui ha fatto 2 anni a Cinisello dopo che è andato via dall'Attrizio, mi ha detto che ha avuto un po' di problemi, ha recuperato bene, l'anno scorso ha dimostrato la stagione 23 gol, quest'anno l'ha già fatti se non sbaglio 2 o 3 all'inizio del campionato, però è bravo questo, io me lo ricordo ai tempi di Beggi e di Mangia all'Attrizium e la società puntava molto su, infatti se non ricordo male a quel periodo lì era già stato il primo ragazzino che l'Attrizium aveva fatto il rimborso spese. Anche a Marchesi. E anche a Marchesi, bravissimo, che poi si è perso via. Un saluto doveroso al gruppo femminile Verdello, 9 donne fantastiche. Ma fra l'altro tu a Gennarelli cos'è che gli hai chiesto? E allora c'è un problema. La quota minima di gol per entrare nel fan. In amicizia al fans club femminile, uno deve fare almeno 15 gol. Ieri urlavano al secondo gol, ne mancano 13, ne mancano 13. La sola di Resmini. Così, la sola di Resmini, adesso non è la voce la più carina. Lo spero per lei, C'è un detto a Verdello che per dare la confidenza al gruppo femminile o fai 15 gol o non ti dà anche nessun voi tipo di confidenza. Voi siete proprio sempre sul pezzo giornalistico quando andate in giro. Sempre, ci hanno detto che a fine anno sono le torte, quindi... No, che a fine anno, col sondro già. Allora, andiamo a sentire il mister Donnelli che non era così allegro naturalmente al termine della grazia per l'infortunio di Gritti, che naturalmente per come sono andate le cose. Oggi veramente davanti vi hanno bloccato ogni iniziativa. Sì, sarebbe da dire che non siamo mai entrati in campo. Dobbiamo capire i motivi per cui di questa, non parlerei di involuzione, ma i motivi di questa partita sbagliata completamente, dove abbiamo regalato più di mezza squadra. Non ce l'avamo con la testa, forse anche l'infortunio che... Un minuto di gioco, capitano, lo perdi una bella tigre. Vediamo, nel nostro gioco è determinante, adesso sembra sicuramente che sia una frattura del zigomo, quindi lo perderemo per un po', faccio un bocca al lupo, però ecco, devo capire i motivi per cui non siamo entrati in campo. Io infatti non ho visto sul 2-0 una reazione vostra, il famoso tra i denti il coltello, non si aspetta, non c'è stata. Sì, eravamo confusi, sicuramente non ci credevamo neanche, anche se durante l'intervallo ci siamo guardati negli occhi, abbiamo cercato di aumentare un pochino la nostra condizione e la voglia di recuperare questa partita, ma in campo non ce l'avamo proprio. Ok. Allora, stanno arrivando. Una per voi, un po' anche per me probabilmente. Buonasera, sono Crotti. Bellissimo. Vi ringrazio per i consigli, ma nessuno a Caravaggio pensa di aver allestito uno squadrone. Lo Caravaggio dice lui. Magari no, ma tutti quelli che ci girano attorno pensano che voi abbiate uno squadrone. Comunque, le partite per commentare bisogna vederle su questa ragione, però no. Non possiamo vederle tutte e siamo qui per parlarci. Infatti io ho commentato Caravaggio Alzano Cene e poi ho detto che Caravaggio in Veruno mi è stato riferito che non meritavano la sconfitta. Comunque il Caravaggio secondo me avrà le gambe per arrivare almeno nei primi 5. Sì, sono questo convinto. Allenatore, ricordatevi sempre che è un grande allenatore, non è un allenatore, questo è l'allenatore. Cioè lui ha la cattiveria anche di rispondere, vedi? A una serata così ha la cattiveria, si sente in due di risponderti perché sa il suo lavoro. Ma infatti per farti capire quanto è grande il personaggio. Io preferisco ti quelli che perché rispondono. se non ti stimava non ti rispondeva ma neanche. Che lo stimi, io ho i miei dubbi. Invece, a parte quello, ma invece è vero, io lo conosco. No, ma Crotti lo conosco.
al di là che tutti dicono che sia Bulbo, invece è un uomo di sport, un uomo anche intelligente, perché un uomo che sa rispondere a Bobo vuol dire che sa che una persona ha una trasmissione che vale. Ho trovato uno che capisce di calcio. Ti dirò anche un'altra cosa, questo personaggio vedrai che la porterà ancora. In qualsiasi maniera me la porterà ai playoff alla grande. Beh, sì. Ma la squadra ce l'ha da playoff. Sì, però ce l'ha. Però se non lui... c'era Piacenza. Però sai, ad esempio, l'altro giorno aveva già squalificato due persone, Girometta sì. E l'altra. Cioè, tu vai sempre in emergenza o nell'altro, non è facile. E domenica prossima sono zona. Poi adesso vedi, questo è l'esame. Lui il secondo anno non lo sbaglia mai, perché quando lui allena per il secondo anno la squadra fila. Devi mettere dentro anche delle persone che arrivano da lontano, un altro se ci vuole, un altro. Poi siamo alla seconda partita, ragazzi. Cioè adesso, comunque, a te alla terza partita. Invece Ghidotti gli fanno i complimenti. Ha ragione Ghidotti, ci scrive Daniele da Seregno. Battocchi si dovrebbe disimpegnare. Battocchi è l'attuale presidente del Folgore Calabria. Attese, giusto Giulio? Esatto. E tornare sotto il maggior controllo della famiglia De Salvo e sembra, si spera, qualche soldo in più e novità di mercato. Allora, Piazzalunga si lamentava perché non l'ho fatto parlare del derby. Io speravo di avere le immagini di questo derby, non ce l'ho. E allora... come tutti i tifosi, cioè, non solo nostri, del Mappello nostri, ma tutta la settimana. Noi siamo andati a fare Mappello Brunate Urginatese mercoledì. Abbiamo avuto un problema tecnico anche noi. Come mai? E i 9 gol non li abbiamo visti tutti. Però non ce li avevamo tutti, per cui non è il caso di farne vedere 4 o 5 anziché 9. Ne hanno preso solo uno, invece, un vero gol di Stucchi, giusto? Sì, gol di Stucchi, bellissimo, di testa, su una punizione di Crotti, il portiere respinge il calcio d'angolo e sul calcio d'angolo viene il gol. Io ho detto subito che chi segnava per primo avrebbe vinto, infatti l'avrebbe vinto, ha vinto il punto per fortuna, però era forse una squadra, una partita a pareggio, anche se gli ultimi 20 minuti non li abbiamo tenuti là parecchio, insomma. Loro hanno fatto un buon primo tempo. Loro hanno fatto un buon primo tempo. Tanti errori, perché se sono arrivati 9 gol ci sono stati degli errori, però ho visto, nonostante avesse tenuto fuori diversi titolari, Bolis, un buon Mappello, a dispetto invece di un Urginatese che non ho visto assolutamente in contro di noi c'erano forma. Tutti, noi invece avevamo in panchina Salandra, poi l'ultima mezz'ora l'abbiamo inserito. Hanno recuperato anche i grossi, se l'ha fatto male. Chi se l'ha fatto male? No, c'era Gritti, che non ha giocato, che si era fatto male. Comunque anche il Mappello lo considero una buona squadra, è una squadra che andrà lontano anche. Cioè, adesso peccato perché ieri ci siamo espressi su una giornata bruttissima, ma poi vengo a sapere poi che tutte le partite sono state infangate da un tempo micidiale. Peccato perché una giornata così meritava qualcosa di più, ecco, un derby così, però... Vabbè. Speriamo di non dover cominciare a lamentarci dei campi alla fine di settembre. No, il campo secondo me è tenuto bene, è proprio la giornata che era veramente da inficiare, cioè una cosa... Allora, noi siamo non fuori tempo massimo, di più, andiamo in pubblicità, poi torniamo, abbiamo Rivoltana Fanfulla che è finita 0-0, ma ci sono stati 4 gol annullati, veramente ne sono successi di tutti i colori. Abbiamo le interviste di Mariano Galbiateso Giono, abbiamo Bustese Sestese e Orsa Trismocaci di Verghe. Come faremo a vedere tutto in 20 minuti? Non lo so, ma ci proveremo. Un gol. Forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di cantare. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di cantare. Rieccoci qua, continuiamo sull'eccellenza, sul girone B, si è giocato anche Rivoltana Fanfulla. 0-0, io chiedo ai Ludigiani, sì, naturalmente 0-0. Riguardo 0-0, ma non uno 0-0 di quelli spenti, perché poi adesso curioso, che stanno scorrendo le immagini vedrete che ci sono stati ben 4 gol annullati, tutti e 4 per fuori gioco, e uno, se non sbaglio, di quelli che poi abbiamo visto con la regia, assolutamente di fuori gioco non c'era, ed è un gol del Fanfulla, se non sbaglio. Qui c'è il proteste per un rigore che non viene concesso. In maglia bianconera naturalmente c'è la Fanfulla, in maglia gialla la Rivoltana. Che campionato ci si aspetta la Fanfulla, Bobo? Ma secondo me il discorso principale del Fanfulla, della società, è quello di fare un buon campionato, salvarsi il più presto possibile. Io l'ho vista un paio di volte, diciamo, in Coppa Italia, conoscendo bene il girone bergamasco, hanno un ritmo di gioco troppo basso. Io ho visto ieri il Verdello e per 70 minuti questi hanno corso come veramente dei forsennati. Domenica infatti c'è Fanfulla-Verdello. Per me sarà una partita molto dura per Fanfulla.
da Lodigiano, spero che si salvi il più presto possibile, anche perché la società è gestita in pratica da un gruppo di genitori e vanno avanti, hanno creato questa academy per il settore giovanile, che ci sono in giro delle voci che è meglio non dirle, perché poi magari avvengono da me al bar e mi bastonano. Eccoci, mi sa che però, sono di casa. Cioè, la prerogativa è questa, fare un buon campionato. È seguito da un buon pubblico, perché nelle partite amichevoli di Coppa Italia ha fatto circa 500-600 paganti ed è importante in eccellenza, anche se da una città come Lodi dovrebbero aspettarsi 1300-1400-1500 paganti, come succede a Piacenza tra abbonati e paganti 1800. Però il popolo lodigiano è un popolo sempre esigente, la squadra fin quando va bene seguono, appena sbaglia con le 3 o 4 partite comincia un po' a lasciare, diciamo, la barca al suo destino. Domenica sarà una giornata importante un po' per tutto l'ambiente, perché sconfitto a Sondrio, pareggiato a Rivolta con i 4 gol, di cui 2 regolari. Domenica Verdello sarà uno spartiacque importante, anche perché se dovessero vincere... E questo è il gol annullato. Allora, questo sì, scusate, questo fuori gioco c'era assolutamente. Se dovessero non vincere col Verdello, già i punti di differenza dalle dirette concorrenti potrebbero diventare 2 o 3 punti. E lì l'ambiente a Lodi comincia a diventarsi pesante. Questo invece era il gol annullato, ma rivisto all'Arlenti. Non mi ricordo, Roberto, abbiamo la moviola di questo gol? Forse sì, ok, allora la vediamo alla fine. Qui invece c'è una puntata della Rivoltana con la... Aggiungo una frase a quello che dice Bob, che mi trova d'accordissimo su tutto. Un bocca al lupo veramente grande al mister Curti, che conosciamo tutti, alla prima esperienza da mister in eccellenza. Promozione, l'anno scorso ha fatto una bella annata, è al debutto in panchina, primo anno ha vinto e riporta i bianconeri dove storicamente dovrebbero a meno stare, però veramente in bocca al lupo Paolino Curti, mi associo, in bocca al lupo al Sant'Angelo, l'altra realtà lodigiana, mister Chierico sta facendo buone cose, Luca Ariello, presidente, sta facendo delle grandissime cose, io aspetto volentieri, aspettiamo, ecco, vedo che mi hai detto nel pensiero, l'aperitivo post gara, il terzo tempo, cioè lui, che dicono che la novità di quest'anno a Sant'Angelo, sicuramente da vedere con i miei occhi cosa funziona. Al vi bar, faccio vedere gestione. Con i vostri occhi, invece questo. È stata quella fede di riuscire ad aver confermato in blocco quasi tutta la squadra dell'anno scorso con i giovani. Che era una buona squadra, perché ha venduto sempre cara la pelle. E poi ha avuto la fortuna che questo Volpi è rimasto nonostante molte offerte dall'eccellenza, e poi hanno preso questa chicca di Cortinovis, che lo sappiamo, lui c'è tempi un po' i suoi per entrare in forma, però un giocatore che se entra in forma 13-14 gol te li fa. È un altro grosso acquisto di quest'anno, il portiere Bianchi, ex Trizio, ma anche lui, che secondo me è un portiere che in eccellenza ti dà 13-14 punti. Il giornale sta urlando, cosa c'è? E poi c'è il pubblico lì che può fare di più. Bianchi non ne ho acquisto. È stato acquistato di nuovo, perché ha avuto diverse richieste lui per andare via. Quello è vero, è stato un colpo confermarlo, è vero. Grazie. Eccoli qui le immagini. Qui vediamo il passaggio, il gol annullato per fuorigioco di cui parlavamo. Qui c'è il passaggio, vedete che questo è l'uomo che riceve palla e che è tenuto in gioco, anzi io non so più dove mettermi, però è tenuto in gioco dal difensore, quantomeno sembra che sia così, per cui questo era un passaggio gol da convalidare, penso che sia Volpi, se non sbaglio, rigore no, il fuorigioco non c'era. Non abbiamo invece le immagini di Mariano Galbiateso Giono, che è terminata con la vittoria del Galbiateso Giono. Abbiamo però i commenti di fine gara dei due mister, cioè di Barbieri e di Vianello. Naturalmente lo spirito è assolutamente l'opposto. Oggi in Facebook Sandro Barbieri chiamava i suoi alla raccolta, soprattutto per quello che riguarda il cuore, perché quello soprattutto che non ha visto e che invece vuole sempre vedere. Sentiamo adesso in commento a fine gara insieme a Fabrizio Togliatti e a WeMatch, che ha raccolto questa intervista. No, ma forse in finale secondo me è una conseguenza logica del calcio, dove uno cerca di buttare il cuore di là senza idee, senza niente. No, io penso che abbiamo meritato di perdere, abbiamo giocato male per tutta la gara, soprattutto i primi 30 minuti. Più ci abbiamo messo del nostro, abbiamo fatto 2 errori madornali, il primo quasi ridicolo, e poi la squadra ha reagito solo di cuore, ma senza forza, senza idee,
di sicuro non era una squadra, una mia squadra, cioè oggi in panchina ci poteva essere chiunque, perché almeno io ho visto proprio la squadra senza idee e senza logica. No, ma sono molto critico nei miei, cioè responsabile di questa situazione sono io, perché se la squadra dopo 30 giorni di lavoro fa una prestazione del genere contro un buon avversario, tutto di rispetto per l'amor di Dio, io però non guardo l'avversario, cioè io voglio vedere le cose principali del lavoro che abbiamo fatto, dunque soprattutto la determinazione, la voglia di fare e la voglia di raggiungere un obiettivo, perché noi siamo convinti di aver allestito una buona squadra, anche se adesso ci mancano tre elementi fondamentali come Fontana, purtroppo De Simeis se n'è andato per motivi di lavoro, e Zago, che era un ragazzo che a noi faceva molto comodo, che purtroppo ha un brutto infortunio anche lui. Però questo non giustifica una prestazione del genere, abbiamo giocato male, tutti hanno giocato male e sono preoccupato, perché se la squadra gioca male vuol dire che sono io che non la metto nelle condizioni di giocare meglio. Ho fatto 5 gol, ho fatto 4, 2, io ho sentito l'ultima parte del commento di Sandro Barberi, però chiamo in causa i ragazzi. Il Mariano l'anno scorso ha fatto comunque un ottimo campionato, quest'anno riuscirà a ripetersi? L'intenzione era quella, però io ti dico che quest'anno ha perso un grande cardine difensivo che è Sala, e secondo me non sono riusciti ancora a trovare il sostituto. Ma Sala se non torna qui ospite non segna più, lo sa? Anche perché questo qua ha segnato tantissimo l'anno scorso, e per un difensore vuol dire tanto, non sono riusciti a trovarlo. Ti dico, un mese che fa... dici tu, scusa, quello che c'è stava a Mappello. Esatto, bravissimo, cioè, quello che era Mappello. Bravissimo. E... su 8 corner erano 7 corner. Sì, ma lui è molto alto. No, non è una garanzia. Però ha detto giusto Barbieri su Facebook, i ragazzi devono trovare il cuore e la voglia di giocare. Mi sembra di sentire un refrain che aveva colpito un nostro ospite l'anno scorso a San Colombano, quando Tassi si arrabbiò dopo una partita e mi disse, Bobo, questi pensano di essere dei fenomeni, però non hanno capito che se non ci mettono la voglia, il cuore e la grinta non si va da un'altra parte. Dalla domenica successiva non ha perso più una partita. Noi come prima puntata stiamo solo invece prendendo delle grandi randellate. Allora, il carisma del mister. Mi dispiace, dissento, Crotti è una persona... non lo stavo leggendo, ma visto che non è un insulto, ma è una critica e non è firmata, mi piacerebbe che fossero firmate le critiche, non lo leggo. Sembra che abbiamo vinto perché si è fatto male il loro capitano. Se questa è la ragione, vuol dire che non sono uno squadrone. Ciao, mister Luzzana. Ha fatto anche la rima, mister, bravo. Ci hanno mandato in esilio al mare. Ricordatevi anche di noi, Gabriele Vignoni, Palazzolo, sì, naturalmente. Noi speriamo, visto che siete in un girone emiliano, che Giulio conosce molto bene, di riuscire a recuperare tramite le sue conoscenze qualche partita vostra, così infatti i risultati si vedono, perché comunque nel vostro girone siete fortunati, perché sia Massese che non mi ricordo, c'è un'altra squadra che si produce le immagini da sé, e quindi riusciremo a recuperarle in qualche modo. Anche il Fidenza, anche il Fidenza. Bene, con Parma TV. Quindi comunque c'è una curiosità, in tutti i gironi che trattiamo di serie di eccellenza sono in testa delle neopromosse. È vero. Perché nel girone A c'è in testa il Vado con altre squadre che è neopromossa dell'eccellenza ligure. Nel girone B c'è l'Inveruno con la Castellana che sta facendo bene anche quest'anno. Nel girone D emiliano c'è la Correggese che è neopromossa. E poi in eccellenza c'è Legnano, il Verdello e poi nell'altro girone c'è il Brusaporto. Tutte neopromosse in testa. Tra l'altro Brusaporto, che poi andremo a vedere. Allora, facciamo una bella cosa, andiamo a sentire adesso Vianello, Galbettese Giorno, il mister vittorioso, così poi vediamo velocemente sia la classifica del girone A che la classifica del girone C. Ma diciamo che quello che abbiamo provato in questo mese di lavoro si stavano vedendo i frutti, soprattutto mi ha favorevolmente colpito la continuità che abbiamo dato al gioco, con giocate dove abbiamo sempre messo in condizione ogni giocatore che prendeva palla di avere più soluzioni offensive, e su questo abbiamo lavorato, devo dire, moltissimo, e lo sto vedendo su campo, perché anche domenica scorsa contro il Verdello l'abbiamo fatto più volte e solo il risultato, diciamo, non ci ha premiato. Ho visto continuità contro una grossa squadra qual è il Mariano, insomma, e quindi non posso che essere soddisfatto e orgoglioso di questi ragazzi che mi stanno seguendo. Non è facile da affrontare, poi ci aspettavano perché li avevamo battuti in coppa e quindi avevano sicuramente magari qualche motivazione in più, quindi questo dà più valore ancora alla vittoria.
Sì, contenuto, con un bel possesso palla e con una, comunque senza mai buttare via il pallone. Sono andati oltre le mie aspettative i miei giocatori da quel punto di vista là. Sì, va bene. Ero preoccupato da questa partita, sinceramente, però ci siamo preparati bene e abbiamo portato a casa, penso, una vittoria meritata. Stavo sottolineando il comunicato perché poi devo leggerlo. Allora, quindi Gaibia Teso Giorno, debuttante, lo possiamo dire, sì. Nata dalla fusione di queste due società, che comunque è riuscita a conquistare questa vittoria. Siamo al girone A, bravissimi. Allora, il girone 17 squadre del San Colombano felicemente l'ha abbandonato, quindi c'è sempre una squadra che riposa e all'Oltrepò. Abbiamo abbandonato il girone B, non il girone A. L'anno scorso eravamo nel girone sì, B. Sì, però quest'anno vi avrebbero inserito in questo. Ci avrebbero inserito nel girone A, esatto. Storico, qui ce l'ho, è là. Esatto. Quindi l'ufficiale sono rimasti... file da Federazione San Colombano. Colpo di testa della Federazione di Milano. Sant'Angelo Vigevo. Invenzione. Eccolo qua il girone A, è il girone dove è stato inserito anche l'Oltrepò Voghera, nato alla fusione delle due società, è ripartito dall'eccellenza. Oltrepò Voghera però era a riposo nella giornata di ieri. C'è stata la vittoria del Legnano, neopromossa anche qua in cima al campionato, come vi ricordava Giulio, 2-0. Vergiatese che ha vinto sul campo la Pro Vigevano e anche la Solbia Sormese. È arrivato invece questo 0-0 della Sestese sul campo della Bustese. Io farei scorrere le immagini visto che ce le abbiamo e poi andiamo a vedere la classifica. So che sto facendo un po' di casino, ma è perché mi rimangono pochi minuti e non so come utilizzarli per far vedere tutto quello che abbiamo. Bustese, che dicevamo, ha pareggiato sul campo, sul proprio campo 0-0 con la Sestese che Bobo non è la Sestese del campionato scorso, non possiamo aspettarci lo stesso campionato. Beh, molti giocatori sono andati dalla parte opposta quest'anno, Casiraghi, quelli che insomma sono stati un po' i principi delle grandi stagioni di mister Tossena al Sesto Calende. Questo risultato della Sestese a Busto secondo me è un grossissimo risultato per la Sestese, anche perché ha giocato molto con i giovani. Anche se tu guardi le occasioni, ne hanno avute veramente tante. La Sestese sì. Avrebbe potuto chiudere questa gara, avrebbe potuto vincerla, ma non ce l'ha fatta. È una delle favorite la Bustese quest'anno, perciò questo diciamo stop improvviso potrebbe forse minare un po' le loro consapevolezze. I giocatori ce li ha, vediamo un po'. Questo qua è un girone che secondo me sarà molto combattuto, come ha detto lui Luciano prima, per il girone B della Serie D, scusate, ci saranno molti, molti pareggi, anche perché le società combatteranno e non vorranno lasciare questa categoria, e molte società secondo me già in questo periodo cominceranno un po' a rinforzarsi, perché ad esempio l'Oltrepò si parla addirittura già che Panigada lo vogliono lasciare libero perché non accetta di fare la panchina. Ed era un giocatore che l'anno scorso ha fatto bene. Un giocatore che l'anno scorso ne ha combinate abbastanza. Sì, però io ho avuto l'occasione di parlargli insieme, insomma non è proprio tutta colpa sua, diciamo. Andiamo a vedere la classifica di questo girone, stoppiamo le immagini, se no non riusciamo a vedere la doppietta di Bigatti. Andiamo a vedere la classifica di questo girone, che in testa, come dicevamo, ha il Legnano con 9 punti, ha punteggio pieno, segue il Trezzano a 7, poi l'Oltrepò Voghera, che però, così come il Trico San Giuliano, ha già riposato e quindi tecnicamente ha una gara in meno, potrebbe essere in testa insieme al Legnano. Poi la Pro Vigevano e il Verbano a 6, Sant'Angelo, Vergiatese, Sestese, Magenta a 4. Noi le seguiamo più o meno tutti i gironi e cercheremo di seguire più o meno tutte le squadre. Naturalmente parleremo più di una che dell'altra rispetto alle immagini che abbiamo e alle informazioni che abbiamo. Però non vi preoccupate, abbiamo tutta la stagione davanti. E via via, quindi tutte le altre squadre fino al Fennegro, che chiude con 0 punti. Classifica invece del girone C, anzi risultati del girone C, perché questo dovrebbe essere il girone della Grumellese, che però esattamente come lo scorso anno non è partita col piede giusto. Ieri è incappata poi in questa sconfitta casalinga per mano della Ghisalbese Calcinatese, e quindi si inizia già a zoppicare fin dall'inizio. Poi chiederò a Giulio di commentare questa partenza. Questo è il girone dove c'è un gran Brusaporto che perdeva 1-0 e ha ribaltato il risultato portando a casa questa vittoria 2-1, e infatti è in testa insieme al Castegnato, che ha vinto con la Governese 3-2. Ha vinto anche il Ciliverghe del tuo amico Maspero, Bobo, sul campo dell'Ursa Trismocca, 0-2 il risultato, non 0-1. Infatti due sono i gol di Bigatti che andiamo a vedere con le immagini, che hanno appunto regalato questa importante vittoria del Ciliverghe. Se li date, abbiamo preso
dalle immagini che ci ha passato gentilmente Centocampi di Rete Brescia, i due gol di Bigatti che hanno regalato questa bella vittoria al Castagnato. Vediamo qui appunto la gara, qui stanno arrivando altri messaggi, ma vediamo qui appunto la gara, questa, ci sono diverse azioni interessanti su entrambi i fronti, anche se comunque il Ciliverghe ha avuto assolutamente più occasioni e le ha messe anche a segno nel modo più interessante. Qui c'è questa conclusione che impegna a terra il portiere dell'Orsa, qui c'è un recupero di palla e c'è anche il primo gol, è un bellissimo inserimento, prende palla proprio Bigatti che poi conclude alle spalle del portiere dell'Orsa. Siamo nel primo tempo, quindi un gol per tempo se non sbaglio, quello messo a segno da Bigatti. Qui in qualche modo, sempre nell'arco del primo tempo, l'Orsa cerca di reagire e poi questa è la partenza del secondo tempo con subito una buona occasione per l'Orsa che però conclude a fil di palo. Poi il Ciliverghe riprende in mano le redini del gioco e va a segnare il secondo gol su rigore. Qui c'è il fallo sul quale penso che non ci possano essere molti dubbi e Bigatti che poi mette a segno il gol del 2-0. Allora, le mamme di Urgnano vogliono un grosso saluto da Bobo. Bobo saluta. Cominciamo Ghidotti a salutare le mamme? Già dalla prima giornata. Cosa c'è tra Ghidotti? Per te il messaggio. Bravissimo. Allora riprendo il messaggio di prima, quello con la critica a Mister Crotti, perché il signor... Aspetti, il target ormai è quello, Bobo, le mamme salutano. Mi dispiace, dissento, Crotti è una persona troppo arrogante, firmato Maurizio Belloni. Così abbiamo nome e cognome di chi fa la critica e poi se la vedranno fra di loro, perché io faccio solo da portavoce. Allora, siamo a un minuto e mezzo dalla finale di questa prima puntata di esordio di tredicesima stagione. Do un comunicato, l'Associazione Italiana Calciatori mi ha chiesto se potevo fare questa cortesia, ricordare a tutti allenatori e società che lunedì 23 settembre alle 20:30 alla Casa del Giovane, Sala degli Angeli, in via Gavazzini 13 a Bergamo, ci sarà un incontro dove verranno illustrate e spiegate le importanti modifiche regolamentari, potreste andarci anche voi, riguardo un fuori solo gioco. Solo a mangiare alla Casa del Giovane, perché si mangia bene e si spende poco. Allora, ho cari amici anche tra i disabili meravigliosi. Introdotto con la circolare numero 1 dell'Associazione Italiana Arbitri in vigore dal 1 luglio 2013, con particolare attenzione alla nuova interpretazione della regola del fuorigioco. Saranno presenti Paolo Donini, presidente della sezione area di Bergamo, con i responsabili dei corsi di formazione degli arbitri, e anche Carlo Valenti, che è il delegato FIGC della delegazione di Bergamo. Io sono assolutamente arrivata alla fine, quindi ringrazio Scognamiglio e Piazzalunga per la loro presenza. Buonasera. Naturalmente lì in bocca al lupo scontato per i rispettivi campionati. Ringrazio Stefano e Bobo. Grazie a voi. Ciao. Grazie mille. Noi ci vediamo venerdì sera. Anteprima parliamo di calcio, ripiglia anche quella. Quindi ci vediamo per andare a vedere quello che succederà nel fine settimana sportiva. E poi lunedì prossimo ci ritroviamo qui, sempre alle 20:45, sempre su Videostar con Parliamo di Calcio. Arrivederci. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano? Forse no. Più su, il tuo timore che sale su. Più su, ora intervieni anche tu. Il programma è stato offerto da